Nel confronto ai soci ambasciatori di Sud Chiama Nord, che si è svolto a Barcellona Pozzo di Gotto con la presenza della deputazione regionale del partito e del leader Cateno De Luca, la consigliera comunale Melangela Scolaro ha sottolineato le problematiche della città del Longano e in particolar modo il problema ospedale Cutroni Zodda e la continua chiusura del Ponte Mela e in questo periodo anche della Bretella che collega via mare Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Appunto, il mio pensiero ovviamente va a Barcellona Pozzo di Gotto. La prima in assoluto per priorità è l'ospedale, in senso assoluto, una problematica che trascende ormai le questioni politiche e che interessa ciascuno di noi nel proprio intimo. Chiunque abbia avuto un problema personale o di amici o di propri cari sa che cosa significa non avere un pronto soccorso a Barcellona, pensare di dover arrivare al pronto soccorso di Milazzo e di dover subire il sovraccarico del Fogliani di Milazzo, sa che cosa significa non avere un ospedale con reparti attivi se non alcuni. Ecco, il Cutroni Zodda esiste, ma è ridotto non all'essenziale, al di sotto dell'essenziale. E poi c'è il problema viabilità, è sempre all'ordine del giorno la questione della cosiddetta bretella sul Ponte Mela, è un problema che va risolto assolutamente, sia a mio modo di vedere le cose, pressando sui tempi di realizzazione dell'opera, perché probabilmente il dibattito sulla bretella ha spostato l'attenzione da quello che è il punto principale, che è il ponte. Quando sarà realizzato e consegnato il ponte? Quindi sia cominciando ad attenzionare i tempi di realizzazione del ponte, perché il ponte sarà la risoluzione permanente del problema, sia dando input all'apertura della bretella, perché quella bretella che ha destato il clamore, perché palesemente non andava fatta in quel modo, tuttavia è una traccia di viabilità alternativa per la quale sono stati spesi soldi pubblici. I soldi pubblici non si buttano, perché ciascuno di noi sa che importanza abbiano. Tutte le volte che andiamo in consiglio comunale a chiedere qualcosa per la cittadinanza e ci viene detto non ci sono soldi.